Ciao a tutti poracci, come va? Questa è una settimana molto importante, o almeno così doveva essere. Infatti dal 9 all'11 giugno si sarebbe dovuto svolgere l'E3 2020, l'evento più importante per quanto riguarda il settore videoludico. La fiera è stata rimandata ovviamente per l'emergenza legata alla pandemia e ora, con le forti tensioni sociali che stanno attraversando gli Stati Uniti d'America, non è neanche scontato che le compagnie decidano di tenere fede alla programmazione delle conferenze in streaming. Siccome per me questa cancellazione è un evento molto triste, nell'attesa e nella speranza che qualche bella bombetta venga lanciata lo stesso, ho deciso di ripercorrere con voi i 5 momenti più belli di Nintendo all'E3 di Los Angeles. La lista è in ordine crescente, quindi rimanete fino alla fine e poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con la classifica. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche se siete nuovi. Se vedo che il video ha un buon feedback, magari ci scappa anche il seguito con i più grandi fail. Iniziamo! Apriamo la classifica con la nascita di un mito, o meglio, di un meme. Ritiratosi l'anno scorso dall'incarico di presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé fece il suo storico debutto di fronte al grande pubblico delle 3 2004 con una frase entrata negli annali. My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. Il massiccio Reggie entrava di prepotenza nel cuore degli appassionati con un atteggiamento diretto, schietto, quasi al limite dell'aggressivo. Un'impostazione sicuramente inedita per la Nintendo dell'epoca, anzi possiamo dire in tutta tranquillità che Reggie fu la prima figura occidentale a ricoprire un ruolo così fondamentale all'interno della comunicazione di Nintendo. Da qui il resto è storia. Dal My Body's Ready agli sketch con Miyamoto e Iwata, Fils-Aimé è riuscito ben presto a ritagliarsi un ruolo importante nella divisione occidentale della compagnia, ma ancor più importante nel cuore degli appassionati. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. A proposito di figure indimenticabili, il compianto Satoru Iwata è sicuramente una di queste. Nonostante sia arrivato a ricoprire il ruolo di CEO di Nintendo, il suo grandissimo amore per i videogiochi traspariva in ogni sua apparizione ufficiale. Ho scelto di ricordarlo quindi tramite l'annuncio della Wii, o meglio di quel progetto Revolution in cui tanto Iwata aveva creduto. Well, we've got one. Non solo Satoru decise di rompere qualsiasi formalità estraendo il prototipo della console da sotto la giacca, cogliendo tutti di sorpresa, ma in più fu in grado di far impazzire la folla lì presente con un annuncio a dir poco epocale, la Virtual Console. You will be able to purchase great games. 20 anni di storia di Nintendo, dal NES al Nintendo 64, sarebbero stati scaricabili tramite questo store digitale, una novità assoluta per la casa di Kyoto. Era il 2005 e il pubblico reagì, giustamente, in modo a dir poco scomposto. Non vi nego che se oggi, nel 2020, annunciassero il ritorno della Virtual Console, probabilmente mi metterei a urlare nello stesso modo. Recentemente vi ho parlato della storia di Wind Waker e di come questo capitolo fu percepito inizialmente come una delusione, dopo il trailer realistico mostrato allo Space World del 2000. Qualche anno dopo, Nintendo decise di accontentare i fan con Twilight Princess e lo fece nel modo più epico possibile. Poco prima della conclusione della press conference delle 3 2005, partì un trailer studiato ad arte per far impazzire il pubblico e la reazione fu incredibile. Vera ciliegina sulla torta arrivò alla fine del trailer, con un Miyamoto in grande spolvero. L'eterno bambino entrava trionfante sul palco delle 3 con tanto di Master Sword e Alien Shield, tutto per ribadire la portata rivoluzionaria del nuovo progetto. E credo che difficilmente rivedremo una scena del genere al giorno d'oggi. La seconda posizione spetta di diritto alla presentazione del trailer Everyone is Here di Super Smash Bros. Ultimate. Smash era stato già svelato con un teaser trailer qualche mese prima, ma fu durante le 3 del 2018 che Masahiro Sakurai in persona presentò il titolo definitivo, Ultimate, e quella che sarebbe stata la sua caratteristica principale, il roster formato da tutti i personaggi visti nei precedenti capitoli. Se gli occhi erano già tutti puntati sulla presentazione, complice un 2017 sbalorditivo per la console ibrida, con questo filmato il pubblico impazzì completamente. Basta guardare la reazione che ebbe la folla radunatasi all'interno del Nintendo Store di New York per capire che impatto ebbe il reveal.
E aggiungo anche una piccola nota a margine: nonostante l'entusiasmo smisurato, sentite un po' che tipo di reazione fu riservata a Bayonetta a causa della sua pessima reputazione in Smash 4. Per finire, rimaniamo sempre in tema Smash, ma andiamo molto indietro nel tempo. Siamo alle 3 del 2001 e Iwata e Miyamoto hanno appena presentato la loro nuova console, il Nintendo GameCube. C'è molta curiosità intorno all'hardware pensato per sfidare lo strapotere di Sony e la sua spaventosa PS2, e la Nintendo decide di tirare fuori i muscoli e scommettere tutto sul suo punto di forza, i giochi. Viene introdotto così a sorpresa Super Smash Bros. Melee, con quella che poi sarebbe diventata la sequenza di apertura del titolo definitivo, e l'impatto fu devastante. L'evoluzione grafica impressionò gli increduli spettatori, ma anche qui il roster esteso, almeno rispetto al primo episodio della saga, fu il vero motivo di gioia incontenibile. Pensate ad esempio che non si avevano notizie di Samus e di Metroid dai tempi del Super Nintendo, e vederla inserita all'interno di Smash, tra l'altro con un modello poligonale curatissimo, non solo era una sorpresa gigantesca, ma non poteva che essere la conferma di quanto si rumoreggiava ormai da anni: la cacciatrice spaziale stava per tornare. Insomma, ben prima dell'era delle live reaction, dove molto spesso si esagera l'entusiasmo consapevoli di essere ripresi, l'E3 2001 di Nintendo fu una vera esplosione di genuino hype, uno di quei momenti che racchiude perfettamente il senso dell'essere videogiocatori e il motivo per cui sì, anche da adulti ci si può emozionare di fronte a un videogioco. Poracci, cosa ne pensate di questa classifica? Come al solito vi aspetto nei commenti e ricordatevi di supportare il canale lasciando un like e iscrivendovi e attivando la campanella delle poro notifiche. Ci vediamo presto, io sono il Poro Michele, in hype, ciao!